Sì? Sono Maria. Posso? Certo. È la prima volta che busso a questa porta per entrare. È vero, prima non lo facevi. Ma non devi farlo neanche adesso. È rimasto tutto uguale. Quante cose ci siamo dette dentro questa stanza? A tutte le ore. Di giorno e di notte, ricordi? Sì. Papà e mamma dormivano. E noi due, invece, chiacchieravamo. Fino alla mattina. E nel bel mezzo della notte mi veniva fame e scendevo in cucina a far provvista di latte e dolcetti. Già. Continui a farlo anche adesso? No. Ho perso questa abitudine come tante altre. Dio mio, come vorrei che il tempo non fosse passato. Come vorrei che fosse una di quelle notti. Domani, come tutte le mattine, mamma si sarebbe svegliata e ci avrebbe portato la colazione a letto, come sempre. Quanto si arrabbiava quando non volevamo alzarci subito dal letto. Adesso non riesco più a dormire fino a tardi. Neanch'io, sai. Dove sono finite quelle due bambine? Dove sono finiti tutti i nostri sogni? Tutte le nostre illusioni? Che cosa darei per tornare indietro? No. Non c'è più niente da fare, Maria. Il tempo si è portato via i nostri sogni. E nessuna di noi due può fare qualcosa per rimediare. I sogni infranti svaniscono. Niente. Ho paura che li abbiano presi. No, il tenente in gamba ce la farà. Sono pronto a scommettere una bottiglia di ginepro che riporterà la donna del forte sana e salva. Mi piacerebbe scommettere, però prima cerchiamo di tornare vivi anche noi. Avete sentito? Viene qualcuno. Speriamo che sia il tenente. Lucrezia, vi ho fatto chiamare Virgilio. Grazie. Lasciaci soli ora, per favore. Ah, Lucrezia, la carrozza è già pronta. Che cosa posso fare per voi, padrona? Come saprete, sono in procinto di partire per Santa Maria. Ah, è un brutto momento per mettersi in viaggio. Ormai è notte fonda, ci sono i briganti e voi viaggiate sempre senza scorta. È inutile che cerchiate di dissuadermi. È già tutto deciso. Volevo soltanto dirvi una cosa, Virgilio. Starò lontana per qualche giorno e non vorrei che al mio ritorno a casa qualcuno venisse da me a lamentarsi. Ma non capisco a cosa vi riferite, padrona. Non fate finta di non capire, Virgilio. È inutile. Vi sto parlando di Tyron. Voglio che resti qui alla tenuta. Bene. Se questi sono i vostri ordini. Io vi conosco, non mi ingannate. Ve lo leggo in faccia che non siete d'accordo con i miei ordini. So che apprezzate quell'indio per la sua abilità, ma so anche che non vi piace.
Quel selvaggio non è degno di Villa Speranza. Prima o poi vi ricorderete delle mie parole. E quando succederà, purtroppo ormai sarà troppo tardi. Però non preoccupatevi, signora Lucrezia. L'indio verrà rispettato. Vi do la mia parola. Dopotutto, non abbiamo fatto pace. Mi fa piacere che abbiate capito. Adesso andate ad avvisare il mio cocchiere che sono pronta a partire. Va bene, vado subito. Vi auguro buon viaggio, padrona. Fenty, scappiamo subito via di qui. Rosalba, tenente, a cavallo. Non dimenticherò mai quello che avete fatto per me e mio figlio. Andiamo! Fenty! Lasciate che vi aiuti, madre. No, niente da fare, figliola. Questa sera mi aiuterà ad Alberto. Dico bene? Stavo per proporvelo. Ne approfitteremo per parlare di alcune cose molto importanti. Proprio così. Ah, scusateci, torno fra un attimo. Cosa è successo l'altro ieri al giornale? Perché... cose dell'altro mondo. Una signora dice di essere stata importunata da un fattorino. Sembra che le abbia... Devono essersi messi d'accordo, non credete? Sì. E mi fa piacere. Ditemi una cosa, Dolores. Da quanto tempo mi conoscete? Vediamo. Fatemi pensare. Saranno 3 anni, no? Da quando è arrivato ad Alberto. È lui che vi ha portato qui. Perché me lo chiedete? Perché da quel momento per me non sono esistite altre fanciulle al di fuori di voi. Trattandosi di un Don Giovanni come me è tutto dire no. Non continuate, vi prego. Voi mi siete caro, però... Vi chiedo soltanto di darmi un'opportunità. Perché non ci comportiamo da persone adulte? Sono stanco di dovervi incontrare solamente ogni tanto. Sapete bene che quando vengo qui con qualche scusa è solo per vedere voi. Io vorrei che accettaste il mio amore. Sì, perché... Perché io... Io vi amo, Dolores. Siete quanto di più caro al mondo. E vorrei che mi concedeste l'opportunità di dimostrarvi che vi amo sinceramente. E volete precludervi la possibilità di essere felice. Enrico, ve l'ho già detto. Quello che voi mi chiedete... Non rispondetemi adesso. Pensateci. Non voglio una risposta affrettata. Ci penserò. Ve lo prometto. Devo felicitarmi con voi, Eugenia. Vostra figlia e il mio amico formano davvero una gran bella coppia. Che Dio vi ascolti, Adalberto. Dolores ha bisogno di qualcuno che l'ami. Ha sofferto tanto, poverina. Ma ha saputo affrontare la sua delusione con molto coraggio. Credo di aver capito a che cosa alludete, però voglio che sappiate che io... Non dovete sentirvi in colpa. Non ce n'è motivo. Vi conosco troppo bene e so che voi non avreste mai voluto farle del male. Però così è l'amore. Purtroppo, Adalberto,
cuore di una fanciulla innocente è così fragile. È come un bicchiere di cristallo. È molto, molto delicato. Martina, signora Eugenia. Oh. Povera figliola. Ho fame. Ma questo è un buon segno, sai. Adesso ti preparo qualcosa da mangiare e poi con lo stomaco pieno vedrai, farai tutto un sonno. Puoi crederci, te lo dice tua madre Eugenia. Temo che sia ora che me ne vada. Come volete. Esco con te, Enrico. È una splendida notte per fare una passeggiata. D'accordo. Buonanotte, Dolores. A domani. Come sta, Martina? Così. Preferisce mangiare da sola. Poi andrà a riposare. Sì, tutti noi abbiamo bisogno di riposo. Sì. Buonanotte, signora Eugenia. Buonanotte, Enrico. A domani. Buonanotte. A domani, Adalberto. Enrico è un gran bravo figliolo. Ma nonostante la pessima fama di Don Giovanni che si è fatto, credo però che da quando ti ha conosciuta non abbia più avuto occhi per nessun'altra fanciulla. Sì, è vero, madre. Me lo ha confessato lui stesso. Enrico è gentile. È buono. È un caro amico e gli voglio bene. Tutto sommato, credo che sarò una buona moglie per lui. Ma allora, figlia mia, è già tutto deciso. Ti ha chiesto in moglie e tu gli hai detto di sì. Vuole fidanzarsi, madre. Io gli ho risposto che ci avrei pensato, però so bene che devo accettare. E Adalberto? Sei riuscita a dimenticarlo? No, madre. Gli ho dato il mio cuore. E non potrà più essere di nessun altro per il resto della mia vita. Ma ora ho capito che è stato solo un sogno. Sei cambiata. Sei diventata proprio una donna ormai. Sei cresciuta tanto e in così poco tempo. Io stessa mi sono sorpresa. Voglio confessarti una cosa. Tu sai molto bene quanto sia stato ingrato il destino con me. Dal momento che morì tuo padre, io capii che non sarei più, mai più riuscita ad amare nessun altro uomo. Avevo motivo di preoccuparmi. Perché? Perché mai più nessun altro uomo, dopo tuo padre, mi ha confessato il suo amore come ha fatto invece oggi quel ragazzo con te. Ti capisco. E penso che non ci sia niente di male se manterrai vivo il ricordo di Adalberto. Ti dirò di più.
Se vuoi, tesoro, conserva pure il suo caro ricordo in un angolino segreto del tuo cuore. Però solo a una condizione, figliola. Che il resto tu lo offra completamente all'uomo che ti ha dichiarato tutto il suo amore. A colui che sono sicura, con il tempo, imparerai ad amare. Male che dovevamo fare due passi sotto le stelle. Con te si finisce sempre nello stesso posto. Non lamentarti. Un bicchiere in compagnia si beve sempre volentieri. Cosa prendi? Un'acquavite? Un'acquavite va bene. Acquavite per due, grazie. Allora? Allora? Parlami di Dolores. Dolores. Non lo so, c'è qualcosa in lei che non riesco a comprendere. È come se nascondesse un segreto che le impedisce di essere pienamente felice. Non lo so, un amore negato, un amore non corrisposto. L'acquavite, per favore. Grazie. Non devi pensare a queste cose. Devi impegnarti di più, devi lottare per i tuoi sentimenti. È vero. Magari per farmi coraggio potrei pensare a te e a Vittoria soltanto qualche anno fa. Chi l'avrebbe mai detto? Adalberto, ce l'hai fatta a farla innamorare, eh? La soluzione è una sola, amico mio. Devi parlare con lei. Difendi i tuoi sentimenti, ma con decisione. Devi confessarle apertamente il tuo amore. L'ho già fatto. Dici davvero? E com'è andata? Beh, ha detto che ci penserà. Ma allora ammettilo, ormai va tutto a gonfie vele. Ricordati che voglio farti da testimone alle nozze. Sì, signore, te lo prometto. Tutto questo merita un brindisi. A voi due. C'è Rosalba! Hanno liberato Rosalba! Che fenomeno quel tenente, è riuscito a liberarlo. Evviva il tenente! Evviva! Evviva il tenente! Evviva! Benvenuti! Bentornati, ragazzi! Bentornati, la salva! Siamo contenti! Salute! Bentornata! Dov'è il mio bambino? Eccoci, eccoci! Bentornata, la salva! Mamma! Mamma! Hai avuto paura? No, mamma. Viva! Finalmente. Buongiorno, padrone. Come siete mattiniero, appena fatto giorno vi siete già alzato. Si direbbe che siete caduti tutti dal letto questa mattina. Bisogna approfittare della luce, Domenico. Mio Dio, sembra che in questo salone sia scoppiata la rivoluzione. Questa vecchia brontolona è peggio della rivoluzione quando si mette in testa di fare le pulizie in grande. Domani si fidanza la mia piccola Vittoria. E questo mi dà tanta di quella forza che potrei continuare a lucidare fino a domattina. E dov'è la Fortunata? È andata fuori a cavallo, padrone. Vorrà togliersi la voglia prima del fidanzamento. Avrà paura che dopo il signor Adalberto non le permetterà più di fare quello che vuole. Sono contento che sia uscita. Da troppo tempo ormai non faceva più la sua cavalcata mattutina. Io credo che sia un buon segno. E la mia piccola Maria, invece, è già da qualche ora di là in cucina. Dice che vuole preparare lei tutti i dolci per il ricevimento che daremo. Fosse qui Carlotta, chissà come sarebbe emozionata, contenta. Questa è la prima volta, dopo tanto tempo, che tutto procede bene. La prima volta.
Voi siete Rosalba. Quanto desideravo conoscervi. Ho sentito tanto parlare di voi. Bene, mi auguro. Sì. Come vi chiamate? Francesca. Ma qui tutti mi chiamano la prigioniera. Che gioia vedervi quello sana e salva. Quello che ci vuole adesso è un bagno caldo e una camicia lavata. Devo la vita al tenente. Una bella bottiglia di ginepro. Come sarà felice il capitano quando io vi vedrà. Io invece vorrei dormire due giorni. Lui tentò di salvarvi, ma non... Sì, lo so, lo so. Adesso come sta? Ma ci sono è sempre cose molto grave. Dobbiamo pensare prima. Vado da lui. Sì, bisogna pensare ai feriti. Avete sistemato i feriti? Dovremmo metterli qui. Io vado dal capitano. E poi cercherò di occuparmi anche di loro. Scusate, riguardo ai feriti, noi non sappiamo dove metterli. E le scuderie? Sono ancora in piedi. Sistemateli lì per il momento. Nel frattempo cercheremo di ricostruire i tetti crollati. E date loro da mangiare, così si rimetteranno in forze. Purtroppo hanno razziato quasi tutte le scorte di viveri. E allora? Andate a caccia di tacchini, cervi, quello che trovate. Qualunque animale selvatico diventa appetitoso come un pollo se la donna che lo cucina ci mette impegno e lo prepara con amore. Francesca, occupatene tu. Certo. Con l'aiuto di tutti, rimetteremo in piedi questo posto. Ve lo giura la donna del forte. Andiamo, figlio mio. Al lavoro. E allora? Che aspettate? Andiamo. Sarà meglio che vi diate da fare se volete sedervi a tavola stasera. Domenica, hai visto il signor Guglielmo? È appena uscito, padrone. Ah, lo vado a cercare e gli dico che avete bisogno di parlargli? No, non serve, grazie. Lo troverò da me. Dì alle mie figlie che non tarderò. Bene, padrone, come ordinate. Tu, muoviti! Sei una gran pelandrona! Non finiremo mai di questo passo. Buongiorno. Vittoria! Buongiorno, ti sei svegliata adesso? No, ho fatto una lunga cavalcata. Allora perché non vai a riposare un po'? Domani dovrei essere particolarmente bella per il gran momento. No! Non mangiare la crema. Non sono affatto stanca. Però non ti manca l'appetito, vedo. E non mi sembri neanche un po' emozionata. Infatti non lo sono. Avanti, Vittoria, come fai a non esserlo? Domani c'è il tuo fidanzamento. Si tratta solo di fidanzamento, non di matrimonio. Sia ben chiaro che se non fosse per il tuo fidanzamento non brinderei così di buon mattino. Alla tua salute. Al mio fidanzamento. Se ti ho chiesto di incontrarci a quest'ora è soltanto perché penso che domani sera alla festa non avrai tempo di rivolgermi la parola. No? Ma da quel che vedo non ti va di farlo neanche adesso. Andiamo, non sei felice di aver ottenuto quello che volevi? No. No, Enrico. È solo una messa in scena. Come? Ma che dici? Il mio fidanzamento è una farsa. È uno stratagemma escogitato da me e da Vittoria per sottrarla al volere di suo padre. Voleva darla in moglie a un uomo che lei non conosce. E come? Io pensavo che tu e no, lei ormai... No, no, Enrico, pensavi male. Vittoria mi vuole molto bene, ma come amico. Non ha mai dimenticato quell'ufficiale. Ma... Sì, ma... Quell'uomo ormai deve essere morto. Non se ne è saputo più nulla. Vittoria non ha perso la speranza. Nel suo cuore lui è vivo come il primo giorno. Ed è questo quello che conta. Beh, non
non sarà nel modo migliore, però perlomeno ti fidanzi con lei. Chissà, forse col tempo riuscirai a convincerla a sposarti. Questo è impossibile. Te l'ho detto, mi considera un amico. Sì, però dall'amicizia all'amore il passo è breve. No, Enrico, no, non confondiamo le cose. Secondo me, quando c'è l'amore, è come se una musica, un'armonia circondasse i due amanti. Protegge la loro intimità, avvicina i loro corpi e poi li unisce. È come se i due innamorati traessero linfa vitale dalla stessa fonte. Come se bevessero il nettare della felicità dallo stesso calice. Nell'amicizia c'è affetto, c'è dedizione. Però è una cosa diversa, troppo diversa dall'amore. È come se io e Vittoria bevessimo lo stesso nettare, ma da due calici diversi. Posso capire che tu non sia emozionata per il fidanzamento, non mi sorprende conoscendoti. Però adesso voglio farti una domanda molto importante. Dimmi, sei felice? Sì, certo che lo sono. Vittoria, la tua espressione non mi convince affatto. Sei sicura di volerti fidanzare con Adalberto? Io non potrò mai essere felice. Nessuno di noi due potrà mai esserlo, Maria. Tenente. Posso vedere il capitano? Non è ancora in condizioni. Dovrete avere pazienza. Questo non ci voleva, Rosalba. Devo riprendere il viaggio il prima possibile. Il capitano Moradei mi ha incaricato di parlare personalmente con il capitano Toledo. Mi dispiace tanto. Sapete, non ho parole per ringraziarvi per quello che avete fatto. Non mi dovete ringraziare. Ora però non posso aiutarvi. È inutile che andiate da lui. Il capitano non ha ancora ripreso conoscenza. Avanti. Permesso. C'è una visita per voi, padrone. Sapevo che mio figlio sarebbe venuto. Su, dia Guglielmo di entrare. È permesso? Buongiorno, signor Federico. Sedetevi, Guglielmo. Grazie. Vi domanderete per quale motivo ho voluto vedervi così presto. Spero che non ci siano problemi, Emanuele. No, 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 no. Anzi, tutto il contrario. Ho bisogno di parlare con voi serenamente. E ho ritenuto che questo fosse il posto più adeguato, perché a casa, con l'agitazione e i preparativi per il fidanzamento, non era possibile. Vi ascolto, dite pure. Si tratta del vostro futuro. Bambina mia, ti ricordi quando eri piccola e mi guardavi cucinare? Ore e ore seduta lì con le braccine appoggiate al tavolo, immobile come una statua. Sì, certo, me lo ricordo. Adesso però le cose sono cambiate. Adesso sono io che guardo cucinare te. Domenica, ricordi quando Vittoria metteva le dita nell'impasto? Oh, lo ricordo. Domenica,
Che cos'ha mia sorella? Non riesco più a confidarmi con lei. Qualcosa separa la mia Vittoria da questo mondo. Nessuno arriva più al suo cuore. Neanche il signor Adalberto. Ma la povera Domenica forse ha capito che cos'ha. Dimmelo allora. Che cosa le è successo? Tua sorella ha sofferto troppo. Quando la signora Carlotta, che Dio l'abbia in gloria, si è ammalata, lei è sprofondata nello sconforto, nella disperazione. Da allora non ha più sorriso e non ha più litigato con nessuno. Non ha più discusso neanche col padre. E io ero così lontana. Così lontana. È stato il destino. Non sentirti in colpa. Quando è morta tua madre, è sceso su questa casa come un velo di tristezza che ha spento per sempre in noi la gioia di vivere e la serenità. Ma io voglio aiutarla. Farò tutto quello che è nelle mie possibilità per lei e tu devi consigliarmi. Insieme dobbiamo aiutare Vittoria. Il dolore che tua sorella ha nel cuore non permette a nessuno di avvicinarsi a lei. Sorpresa, Augusto. Che cosa c'è? Signore, voi avevate promesso di riportarmi mia madre e lo avete fatto. Sono venuto qui per ringraziarvi. Sei gentile, ma ho fatto solo il mio dovere. Ve ne andrete presto? Non lo so ancora, ma penso di sì. Appena avrò parlato con il capitano, tornerò a Santa Maria. C'è qualcuno che mi aspetta. Devo arrivare lì il più presto possibile. Allora preparatevi. Il capitano Toledo è in condizioni di ricevervi. Dategli una bella strigliata, mio. E controllate i ferri, poggio a sinistra. Ci penso io ai cavalli. Forza, Bert, vieni. Vieni. Buongiorno, soldato. Devo parlare con il capitano Toledo. Voi siete il tenente Rinaldo Monti, non è vero? Proprio così. Sono in missione speciale qui al confine, su ordine del capitano Moradei. Siete atteso, tenente. Vi condurrò subito dal capitano Toledo. È impaziente di conoscere colui che ha fatto tanto per questo disgraziato e sventurato posto. Vi seguo, allora. Tenente. Tenente Monti. Germano. Tenente. Siete vivo, signor tenente? Certo che sono vivo, Germano, più vivo che mai. Come sono felice.
Si può sapere che cosa ci fate qui, Germano, eh? Veramente dovrei chiedervelo io, tenente. Sì, avete ragione, è vero. Perché il sottoscritto, caro Rinaldo, più che un soldato è un cavaliere errante. E non fa meraviglia incontrarlo in qualsiasi luogo. Piuttosto voi, tenente. Credevo che foste già all'altro mondo. Ah, sì? Ah, sì, allora si vede che non mi conoscete bene. Sono un osso troppo duro per morire. Rinaldo, chi avrebbe detto che vi avrei ritrovato qui? E inoltre vedo con gioia che avete un ottimo aspetto. Siete ancora nell'esercito. Se penso che l'ultima volta... Germano, l'ultima volta. Comunque sia, ora sono qui. Riabilitato e reintegrato col mio grado. Sono stati 3 anni d'inferno, Germano. Non credevo di uscirne vivo. Ma ho la pelle dura. Ultimata la mia missione speciale, ho deciso che tornerò a Santa Maria. A Santa Maria? Ma certo, Germano, a Santa Maria. Dove mi aspetta la felicità. E in tutto questo tempo, voi non avete mai avuto notizie da Santa Maria? Ah, no, come potevo? Ho vissuto per anni all'inferno. Non mi era permesso ricevere o inviare lettere. In compenso, adesso sto per tornare in paradiso. Tenente, dovete anche pensare che è passato tanto tempo e molte cose. Il capitano vi aspetta, tenente Monti. Va bene. Grazie, soldato. Germano, ci vediamo più tardi. Dobbiamo festeggiare questo incontro. Credo che al signor tenente passerà davvero la voglia di far festa quando scoprirà che a Santa Maria non c'è nessuno che lo aspetta. Il dolore non perdona. Tutti custodiamo in fondo al cuore qualcosa di doloroso. Tu non sei felice con il signor Guglielmo, è così? Sono sua moglie. Questa non è una risposta. Non per la povera Domenica. Tu non hai mai dimenticato quel soldato, Rinaldo. Basta. Basta parlare del passato. Mettiamoci al lavoro adesso. Altrimenti gli invitati finiranno per restare a stomaco vuoto. Caporale Giordani. Ai vostri ordini, sergente. Purtroppo siamo rimasti con pochi uomini. È necessario il vostro aiuto. Dovete unirvi subito allo squadrone di veterani che partirà quest'oggi per il distaccamento di Montalba. Si tratta di scortare alcuni disertori incatenati. Bene, sergente. Allora quando devo partire? Dovreste già essere in sella. Perciò non perdete altro tempo. Ma che cosa significa quel vestito? Ti sei messa in lutto? Sì. Chi è? Chi è? Chi è che è morto? Dimmelo, io non so niente. Nessuno, per adesso. E allora? Finché Germano non tornerà in questa casa, io mi vestirò sempre così. Cosa? Per il momento sono vedova. Come ti permetti, Dolores? Martina ha ragione. Ho provato la stessa cosa centinaia di volte con il tuo defunto padre, il generale. La moglie di un soldato vive ogni giorno nell'angoscia di rimanere vedova.
deve pregare il Signore che il suo uomo torni di nuovo a casa. Avevano tutti la catena al collo. Sì, saranno scortati anch'io. A un altro distaccamento. Non vorrei essere È meglio per noi. Staremo più soldati. Sì. Scusate. Poco fa stavo parlando con il caporale Giordani. L'avete visto per caso? Sì. Ho saputo che il caporale è stato aggregato allo squadrone di veterani. Dovevano condurre alcuni prigionieri a un altro distaccamento. Sono già partiti? Sì, tenente, sono partiti da poco. Neanche il tempo di salutarlo. E sapete quando tornerà? Se tutto va bene, domani alle prime luci dell'alba. Ah. Bene. Porgetegli i miei saluti. E ditegli che ci rivedremo a Santa Maria. Va bene. Devo proseguire il mio viaggio. Sarà fatto, signor tenente. E subito dopo il mio fidanzamento con Vittoria, partirò per Cordova e vi resterò alcuni mesi. Così presto? Hai dei problemi con i tuoi affari? No. No, ma sapete come dice il proverbio? L'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Anche se in questo caso al padrone non piace molto occuparsi di affari e vorrebbe occuparsi di altre cose. Ah, delle illustrazioni. Esattamente. Bene. Ma così è la vita. Comunque non mi posso lamentare. La mia situazione economica è florida e mi dà la possibilità di continuare a disegnare. E non pubblicherò i miei lavori solo a Santa Maria. Mi hanno promesso di pubblicarli anche su un giornale di Cordova. Non immagini quanto sia contento che le cose ti vadano così bene. Mi dispiace solo di dover rinunciare alle tue visite per parecchio tempo. Mi mancheranno molto questi incontri. Le nostre conversazioni hanno allietato e colmato molte ore della mia solitudine. Anche voi mi mancherete. I vostri consigli e il vostro aiuto sono stati molto importanti per me. Avrei tanto voluto conoscerti prima. Grazie. Io vi scriverò. Però voi mi dovete promettere che qualora aveste bisogno di qualcosa me lo direte. Ti ringrazio, Adalberto. E in quanto al resto, signor Federico, non credo che sarete più tanto solo ora che è tornato vostro figlio Guglielmo. Mio figlio. Senti, Adalberto, spero di cuore che l'arrivo di Guglielmo non abbia niente a che vedere col tuo viaggio. No. So che egli nutre una profonda antipatia nei miei confronti, però non me ne importa nulla. Non rinuncerei a venirvi a trovare a causa di vostro figlio. Figliolo, Guglielmo ha un carattere molto difficile e il tempo non ha migliorato le cose. Lui è capace di fare molto male in certe occasioni. Per questo ti consiglio di stare lontano da lui. Sarà molto meglio per entrambi.